finisco di mangiare la peperonata e scendo. Peperonata, alle 8 del mattino. Mezzogiorno, topi morti. Il Giro d'Italia con Sapori Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapori Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Il verde in città, nero di immondizia. Se sabato mattina alla villa comunale a Corso Vittorio Emanuele, dopo mese di chiusura per il ritrovamento di esche avvelenate, è stata riaperta e restituita agli avvelinesi Linda e Pinta, ecco in che condizioni giace da giorni la villa di Via Colombo, a ridosso dell'ex distretto militare. Contenitori stracolmi di rifiuti e giardini deturpati da cartacce, barattoli e bottiglie vuote. Anche le vasche, dove solo per un breve periodo hanno fatto capolino e pesciolini rossi, sono in preda al degrado. Ricettacoli di rifiuti maleodoranti, stracolmi di melma e escrementi, mentre i bagni da tempo sono off limits. Uno stato di abbandono denunciato più volte dagli abitué dei giardini di Via Colombo, ma mai preso però in seria considerazione dal comune. SOS Verde, anche da Parco Kennedy, dove le giostrine sono state ridotte a pezzi dagli incivili, così come sono state sventrate panchine e fontanini. Io spesse volte passo e passo di qua, però ne vediamo di tutti i colori. Questo era un giardino pubblico, proprio adatto alle persone e cose. È diventato proprio un cesso, la parola, perché vanno a urinare lì dietro. Diventa proprio una cosa, vengono ogni tanto a controllare, ma poi vanno via.